l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, diretta dal maestro Andrea Orozco Estrada, uno dei nomi più interessanti del panorama sinfonico internazionale, all'Auditorium Guido d'Arezzo. Dopo il successo della prima edizione, è così tornata la stagione concertistica aretina, promossa dalla Fondazione Guido d'Arezzo, dal Comune, con la direzione artistica di Giovanni Andrea Zanon. Non è un segreto dire che molti artisti vengono per contatti diretti del direttore e quindi questo ci riempie di orgoglio. Credo che si fidano di quello che gli ha raccontato Giovanni e sicuramente noi dobbiamo fargli trovare un teatro che non faccia rimpiangere questa apertura di credito. Si vede solamente la punta dell'iceberg, ma c'è stato un lavoro di mesi e mesi per accrescere il prestigio della fondazione, per accrescere il nome della fondazione, e quindi siamo molto orgogliosi di aver presentato un progetto di così alto respiro. La serata ha proposto un programma di assoluto rilievo. Con il Haydn, che è anche più o meno da Vienna, con una sinfonia bellissima dall'inizio, dopo un concerto meraviglioso per l'oboe, e in la seconda parte sì, il Ravel, ma è questa versione del valse viennese, ma un po' diverso, diciamo così, un po' pazzo, un po' cercando altre cose, altri colori, e al fine del concerto facciamo questa suite del Cavaliere della Rossa, che è un'opera tipicamente viennese da Richard Strauss, ma è veramente questa storia, questa musica viennese, e anche il valse è qui, e così facciamo un programma, diciamo, rotondo viennese, ma con un po' di colore forse anche di Medellin, da Colombia. Sul palco, solista per oboe, è stato Marco Salvatori, primo oboe dell'Orchestra del Maggio Fiorentino. È stato veramente molto molto bello lavorare con lui e suonare poi il concerto di Haydn per me, con un talento così, è un giovanissimo talento, ma che farà una grandissima carriera sicuramente. È veramente un onore e un piacere. Thank you.